Eccomi qua, ci sono, martedì mattina Paolo del Derby che ero arrabbiatissimo domenica sera. Perché? Perché meritavano di vincere e dovevano portare a casa 3 punti. Invece, come dice Skriniar, 2 punti persi ancora. Con le big, ragazzi, va detto, Atalanta, Lazio, Juventus, Milan. Abbiamo fatto quanti punti? 3 punti su 12. C'è da dire che ne meritavamo 12 su 12 per come abbiamo giocato, però non è andata a casa sua. Niente, non è ancora finita per lo scudetto, abbiamo fatto vedere di che pasta siamo fatti anche i rossoneri, pensavano di essere più forti e alla fine sono tutti contenti perché hanno lasciato le palate, perché dai ragazzi, abbiamo massacrati, penso, non penso per gli ultimi 10 minuti questi qua si alzano la cresta. Mi sembra che si è vista una sola squadra in campo, una squadra messa meglio, hanno messo il tiro davanti alla porta. Ho visto rigori parati e palle sulla linea di porta salvate, quindi ho visto una gran bella Inter. Peccato per il risultato pure stavolta. Siamo ancora a meno 7 da Milan e Napoli. Adesso c'è la pausa, tanto per cominciare. E dopo la pausa Inter-Napoli, Fiorentina-Milan. Fiorentina-Milan sabato sera, Inter-Napoli domenica 18, chiaramente è presente. E il Milan a Firenze va a vincere perché la Fiorentina manca tutta la difesa, mi mancherà tutta la difesa, noi con Napoli invece dobbiamo vincere perché adesso è ora di vincere uno scontro diretto, è ora di diminuire le distanze, accorciare le distanze almeno da una delle due che sono in vetta, e quindi se è obbligatorio vincere contro il Milan qua diventa proprio obbligatorio due volte, si può dire, doppiamente obbligatorio, perché non puoi, dai. Questa è la partita dove fa vedere che è più forte per poi accorciare veramente il distacco e di approfittare. A quanto pare sembra che Barella, Bastoni e Zeko stiano bene, speriamo un po' che questa nazionale ancora una volta non ci rompano le scatole, perché giustamente i sudamericani torneranno venerdì, saluto una gobba. Tornando venerdì o sabato, cioè il giorno prima della partita, chiaramente, no? Queste, è così ormai che dobbiamo fare. Vediamo di entrare in campo con la testa giusta con Napoli e portare a casa 3 punti, perché a questo punto non conta più il gioco ma contano i punti, quindi niente. Simone, ti raccomando, con Napoli 3 punti e bene così. Buon weekend a tutti, arrivederci alla prossima intervista, I love you.